Amici, bentornati su Cinemarte. Allora, questa occasione mi è graditissima per annunciare il film di cui parleremo in questa occasione, un film a cui sono molto legato perché è un film che amo profondamente, un film musical, quindi un film musicale, dal titolo Jesus Christ Superstar. Allora, noi un po' più grandicelli ce lo ricordiamo tutti, le musiche meravigliose di Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Chi è un po' più giovane magari ancora non se lo ricorda, ma insomma siamo qui apposta per dare anche a loro l'opportunità di poterlo visionare, di poterlo approfondire, di poterlo studiare. Jesus Christ Superstar nasce come pellicola nel 73, diretto da Norman Jewson. E in realtà la pellicola nasceva già da un precedente lavoro, che è appunto il musical di Broadway, quindi parliamo di New York, parliamo dei teatri dove venivano ambientate queste splendide rappresentazioni, le più famose al mondo, le più belle al mondo. Jesus Christ è una di quelle, come Hair e come tantissime altre. Star is Born, ce ne sono una marea grise. Potrei fare una lista infinita dei musical. La La Land è uno degli ultimi, per esempio. Ce ne sono a bizzeffe, uno più bello dell'altro. Anche se vogliamo Disney, anche Mary Poppins è un po' un musical. Allora, io sono uno di quelli che amano i musical. Alcuni diciamo lì sono tediati dai musical, io li amo. Io i film musicali li adoro. Per me avere una rappresentazione che sostituisce il testo con la musica penso sia una delle espressioni più belle dell'animo umano e della settima arte. Torniamo al nostro Jesus Christ Superstar, parliamo del 73. Parliamo della rappresentazione dell'ultima parte della vita di Gesù di Nazareth. È una rappresentazione realistica portata ai giorni nostri. In che senso? La storia è quella di Gesù, quindi presa dai Vangeli, musicata da, come dicevamo, Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, ma rappresentata ai giorni in cui è stato girato il film, quindi negli anni 70, appunto. È stato girato in Israele il film, e il cast, chiaramente il cast, la troupe sono tutti americani. Parliamo di Gesù interpretato da Ted Neely, Carl Anderson fa la parte di Giuda, Yvonne Hellman fa la parte di Maria Maddalena, tanto per citarne alcuni, i più grandi. Consideriamo che questi artisti hanno continuato a suonare, a cantare, a esibirsi in tutto il mondo fino praticamente quasi ai giorni nostri. Qualcuno è scomparso, Carl Anderson per esempio non c'è più, il Giuda di colore che fece scalpore all'epoca perché è stato scelto un uomo di colore, e Ted Neely continua invece a cantare, a fare la parte di Gesù. Io ho visto entrambi a Roma, all'Olimpico, al Teatro Olimpico, ho visto Carl Anderson, voce meravigliosa, blues, una voce stupenda, questo attore di colore fantastico. Ted Neely l'ho visto alla Sistina, con i suoi 70 e rotti anni, voce splendida, arriva a delle tonalità che sono ancora oggi incredibili per la sua età. Quindi veramente poi l'impersonificazione del personaggio di Gesù, lui è molto, si cala molto nel personaggio, uno Stanislavski allo stato puro. Ecco, se volete vedere uno Stanislavski allo stato puro in tutto il suo metodo teatrale, vedete Ted Neely, Jesus Christ Superstar. Allora, torniamo a noi. Le musiche sono la parte più importante, chiaramente, oltre che alle coreografie, ai balletti. Dentro al film ci sono, per esempio, degli aerei della flotta, dell'esercito, dell'aviazione di Israele. Ci sono dei carri armati, ci sono dei fucili, sono i soldati con le armi, con i fucili. Ecco, va un po' accettato questo discorso qui. Jesus Christ Superstar è particolare perché, proprio per questo, perché è un film musicale portato, diciamo, ai giorni in cui è stato, agli anni in cui è stato girato, come dicevamo. Quindi va un po' capito. E va accettato così come Gesù è rappresentato come un uomo sofferente, un uomo che ha molti dubbi, si fa molte domande, sa che sta per morire, sa che sta per essere tradito. È un uomo sofferente, capisce prima quello che gli sarebbe poi capitato a breve ed è spaventato.
non è rappresentazione, non è, togliamoci dalla testa il Gesù di Nazareth, di Zeffirelli piuttosto che di altri grandissimi. Gesù Cristo Superstar è un caso a parte, è rappresentato un uomo con le sue paure, e i suoi dubbi, la sua voglia di amare e non poterlo fare, quindi è umanizzato al 100%, come se fosse uno di noi. Okay? Questa, poi tra l'altro Ted Neely in questa bellezza incredibile, era un bellissimo attore con questa voce spettacolare, con questi acuti incredibili. Vi invito ad andare a sentire I Only Want to Say Gethsemane, che è qualcosa di spettacolare, che ti spacca i timpani con una voce cristallina, acuta, potente, meravigliosa. Ted Neely, sentito come diceva il Sistina, anche all'epoca ancora ho i segni nei timpani della voce di Ted Neely. Comunque andiamo al sodo, andiamo a vedere un po' la scheda di questo film. Abbiamo detto che il 73, candidati al Golden Globe, sì, io gli avrei fatto vincere 100 Oscar a questo film. Allora, le tracce musicali sono l'inizio, l'overture, dove si vede questo pulmino un po' anni 70, un po' hippie, ecco, se vogliamo, c'è questa impronta hippie che arriva sul posto e c'è questa overture, loro che si cambiano, si pettinano, si guardano allo specchio, si sistemano, e la troupe anche gira intorno insieme agli attori. Poi c'è Heaven on Their Minds, bellissima, di Carl Anderson, in cui già lui si stacca giù dal gruppo di Gesù e comincia a fargli domande, a farsi domande e a fargli domande a lui. What's the Buzz, Strange Thing Mystifying, Then We Are Decided, qui abbiamo i sommi sacerdoti Anna e Caifa, che entrano, diciamo, nella storia, in queste bellissime ambientazioni, in queste rovine che sono in Israele. Everything Alright, quella che canta Maria Maddalena, che continua a cantare tutto il film, tutto va bene, una specie di cantilena positiva, ottimista, per rassicurare Gesù. E quindi c'è questo contrasto fra il Giuda che lo attacca e la Maria Maddalena invece che cerca di calmarlo, di tenerlo, diciamo, tranquillo. Ecco. Poi comunque lui, il carattere dell'attore, del personaggio, uscirà fuori in modo abbastanza irruento, soprattutto poi nella scena del Tempio, come noi sappiamo dal Vangelo, perché tutti sanno che Gesù nei Vangeli viene descritto come una persona molto a modo, molto riflessiva, però ci sono anche degli episodi in cui lui è stato molto incisivo, molto forte anche fisicamente, ha avuto delle reazioni molto estreme, e qui viene rappresentato molto bene in questa pellicola qui. Allora abbiamo un This Jesus Must Die, quindi sono i sacerdoti che cantano Questo Gesù Deve Morire. Osanna, bellissima, questa è bellissima, è la folla che durante la Domenica delle Palme, quindi la festa delle palme, quando Gesù entra in Gerusalemme, canta insieme a lui questa Osanna, bellissima Osanna, e beh, famosissima, penso che tutti la conosciamo, ok? Allora, Simon Zelatos pro Gerusalemme, questo è Simone lo Zelota che con un balletto molto bello, con delle rovine dietro, tipo Agrigento, Valle dei Templi, bellissimo, quindi gli dedica questo balletto tutto per Gesù, molto bello, molto bello. The Temple, ok, abbiamo I Don't Know Sullohim, questa è Maria Maddalena che si domanda non so come amarlo. L'ultima scena, la Supper, quindi parliamo già del Giardino degli Ulivi. Gethsemane, quello che vi facevo riferimento prima, I Only Want to Say, che è il pezzo più bello di tutto l'album, in cui lui si racchiude, insomma, in una sorta di riflessione, sa
che i giorni sono pochi, si stacca dal gruppo che intanto dorme, riposa, no? Bellissima, la scena è bellissima, lui prima vede che dormono, c'è luna piena, e l'orto degli ulivi, lui vede che stanno dormendo gli apostoli, eppure chiede, c'è qualcuno che vuole venire con me, John, James, e qualcuno vuole accompagnarmi in questo percorso, Peter, John, James, bellissimo, nessuno risponde. Quindi lui si avvia verso il monte e comincia a salire su questo monte e comincia là la canzone Getsemani, per cui poi alla fine arriva sulla cima e c'è questo pezzo spettacolare in cui lui alza i toni e ha paura di morire, qui arriva la morte, arriva la paura, quella vera di morire e di non lasciare nulla. Bellissimo, non posso esprimerlo, bisogna vederlo, quindi io vi invito a vederlo il film, perché non è un film di 10 ore, è un film che dura forse un paio d'ore, ma neanche, quindi vi invito a vederlo e a rivederlo più volte, perché non si possono esprimere i sentimenti, le emozioni che questo film ti dà in una recensione, insomma. Allora, dopodiché c'è l'arresto, quindi entra in gioco Ponzio Pilato, poi abbiamo Pilato e Cristo, c'è Erode, la scena con Erode, King's Erode Song, e c'è la scena di Superstar, quindi c'è questo momento in cui si stacca un po' tutto e c'è questo balletto in cui c'è Giuda, in cui c'è Gesù, quindi a un certo punto si va su un po' su un'altra dimensione, quella più eterea, musicale, tipica del film, quindi il film si stacca un attimo dalla storia cruda per poi riprenderla poco dopo, perché poco dopo poi si vede Gesù che va su, che porta la croce, eccetera, però dopo questa scena musicale tipica, che un po' è la summa di tutto il film, Gesù che è Superstar. Finisce il film poi con John 1941, all'orizzonte, al tramonto, ci sono le croci, le tre croci con una croce di Gesù. In quel momento Norman Jewson, il regista, disse: passò un pastore con le sue pecore. Ed era del tutto inaspettato questo passaggio e fu ripreso dalla telecamera. Quindi è rimasto questo bellissimo passaggio di questo pastore con le pecore, molto simbolico. Allora, la produzione è stata girata, come dicevamo, in Israele, principalmente presso le rovine di Avdat, nel deserto del Negev, in altre zone del Medio Oriente. Le rovine in cui sono ambientate le scene di Anna e Caifa sono le originali dei sommi sacerdoti, del palazzo originale dei sommi sacerdoti, quindi sono posti, sono località sacre. Allora, l'accoglienza dell'opera. Parliamo degli anni 70, quindi parliamo del pontificato di Paolo VI Montini. E il film fu sottoposto al vaglio dell'Osservatore Romano, come dice il testo che sto leggendo, addirittura presentato privatamente a Papa Paolo VI, come dicevamo, che fu, ne rimase favorevolmente colpito. E Tendrilli ha affermato che il pontefice suggerì al regista, disse: non solo apprezzo il vostro film, ma credo che potrà avvicinare ulteriori persone al cristianesimo più di qualsiasi altra cosa in precedenza. Quindi per il pontefice pare che la canzone di Maria Maddalena, I don't know how to love him, godesse di una bellezza ispirata. L'Osservatore Romano all'epoca aveva smentito quest'anteprima, mentre il Papa non si espresse mai, almeno ufficialmente. Comunque il film sembra che in Vaticano fosse piaciuto. E il New York Times ed altri testi, diciamo, lo accusarono un po' all'inizio di blasfemia, perché comunque diciamo, era una trasposizione dei testi sacri in chiave un po' hippie, quindi poteva piacere o non piacere, era un po' scontato il fatto che potessero, diciamo, in qualche modo potesse questo film sollevare delle polemiche, soprattutto da una parte culturale molto stretta, ok, molto dottrinale, e infatti così fu. È chiaro che poi il passare del tempo, diciamo, che pose poi fine a tutte queste polemiche un po' sterili, ok. E questo è il film Gesù che è Superstar, uno dei film più belli in assoluto sulla storia di Gesù. E c'è The Passion di Mel Gibson, che è spettacolare, fa molta impressione, è crudo, è crudissimo, è
rappresentazione, ma anche molto fedele a quella che sono, che è la storia che leggiamo nei testi sacri. C'è Gesù di Nazareth di Zeffirelli, molto poetico, lui bellissimo, Zeffirelli un gran maestro. C'è tanto, Gesù è un personaggio che nel cinema ha dato adito a moltissime pellicole, moltissime pellicole. Gesù Cristo Superstar è la pellicola a parte e secondo me è quella per eccellenza. E non è soltanto la rappresentazione dell'ultimo periodo di vita di Gesù, ma in qualche modo tramite la sua musica è una sorta di celebrazione di Gesù. E è un film che non va oltre a quella che è la storia umana, terrestre di Gesù. Non si vedono miracoli, non si vedono anime, non si vede Gesù che risorge, non si vede nulla di tutto ciò. Gesù è un essere umano, come Maria Maddalena è un essere umano, come Giuda è un essere umano. Quindi non c'è nulla di metafisico nel film, è tutto molto realistico. Quindi è un film che va bene per tutti, ok? Quindi credenti e non credenti, ok? Quindi in questo è universale, Gesù Cristo Superstar, poi ognuno ci mette il suo. È chiaro che io da cattolico lo vedo in chiave cattolica, lo leggo in chiave cattolica e mi piace molto. Ci sono stati degli anni in cui tutti tre volte che potevo, la giornata del lunedì di Pasqua, proiettavo Gesù Cristo Superstar. È una celebrazione, un omaggio al cinema, ma in realtà è anche una celebrazione della figura di Gesù, che in questo modo viene esaltata e portata ai massimi livelli espressivi e culturali. Io vi ringrazio per averci seguito, andate a procurarvi la pellicola, ancora la pellicola esiste ancora, la videocassetta, andate a procurarvi il DVD, cosa vi procurate? Il file, ormai siamo così, vai sul computer, Gesù Cristo Superstar, film musico del 73, capolavoro Andy Lau Webber, Tim Rice, Ted Neely, Cara Anderson e Yvonne Elliman. Signori, più bello di questo non c'è, buona visione. E fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo film. Un abbraccio. He's just another scripture thumping hack from Galilee. The difference is a common king. The difference frightens me. What about the Romans? While they're seeking Jesus' crown, do you think they'll stand around?